Allora mister, una squadra decimata dalle influenze, insomma, dai malanni del momento, il comiso è arrivato nel momento giusto, possiamo dire? Sì, sicuramente era una settimana che ci vedeva un attimino in difficoltà sia per via di qualche influenza di fine stagione, spero ormai, e sia qualche infortunio che abbiamo qualcuno recuperato, diciamo, quello a Margherita Chiavaro per i capelli, e qualcun altro invece l'abbiamo dovuto sopportare in panchina, e va bene così. Un buon test e un buon allenamento? Sì, sicuramente, perché abbiamo avuto modo di dare spazio ad altri ingressi, che devo dire che non hanno demeritato, anzi hanno fatto la loro generosa partita. Felice della settimana, per come è andata, e quindi del risultato, perché, come abbiamo tante volte detto, i set sono importanti. L'abbiamo chiuso ancora una volta 3-0 e quindi siamo contenti. Ecco, oggi spazio dal primo minuto alla Musarra. Eh sì, infatti è sempre molto, molto generosa. Carmen è un cemento di questa squadra, è nello spogliatoio, perché me lo raccontano, è in palestra, e quindi sono felice quando riesco a darle spazio, anche perché mi risponde sempre molto, in maniera molto importante. Ecco, tu sei un allenatore molto esigente, però riesci a conciliare anche un gruppo affiatato come quello della Hobbit? Ma devo dire che sì, probabilmente io sono... Qualcuno ti descrive come pignolo. Vabbè, se comunque poi arrivano i risultati con questo atteggiamento, bene. Però devo dire la verità che ho la fortuna da anni di avere delle ragazze intelligenti, quindi hanno semplificato sicuramente il mio lavoro. Dai, si gestiscono da sole, io non faccio nulla. Quindi quello che potrebbe essere un difetto diventa davvero un grande pregio allora? I risultati lo dicono, quindi non lo so. Di solito gli allenatori siamo attaccati ai risultati, ci sono, quindi bene. Mister, è una bella lotta quella al vertice. Eh sì, adesso questa settimana scopriremo una carta in più, incontriamo il team volley, vediamo di fare un risultato in casa loro. Sarà difficile, perché comunque è una squadra ben messa, il professor Baldi sa il suo mestiere, quindi, però noi abbiamo il dovere di provarci. Bocca al lupo. Crepi.